La causa dell'unità non è un impegno opzionale, il sangue dei martiri già ci unisce. Così Papa Francesco, ricevendo in Vaticano i membri della Commissione Internazionale Anglicana Cattolica riuniti per una nuova sessione di lavoro. Nel corso dell'udienza, esprimendo soddisfazione per l'imminente pubblicazione di 5 dichiarazioni comuni, il Pontefice ha esortato tutti a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà, confidando sempre nello Spirito Santo. Esiste un legame forte che già ci unisce al di là di ogni divisione. È la testimonianza dei cristiani appartenenti a chiese e tradizioni diverse, vittime di persecuzioni e violenze solo a causa della fede che professano. E non solo adesso, che ci sono tanti, ma penso ai martiri dell'Uganda, metà cattolici e metà anglicani. Il sangue di questi martiri, nutrirà una nuova era di impegno ecumenico, una nuova appassionata volontà di adempiere il testamento del Signore, che tutti siano una cosa sola. La testimonianza di questi nostri fratelli e sorelle ci esorta ad essere ancora più coerenti con il Vangelo e a sforzarci a realizzare con determinazione ciò che il Signore vuole per la sua Chiesa.